macerate. No, non c'era nulla, solo tutte le macerie. Devono anche ancora essere messe a posto, ma diciamo la maggior parte del lavoro è stato fatto, fermo restando che i vigili del fuoco sono presenti 24 ore su 24 a qualsiasi necessità che i cittadini rappresentano in termini di sicurezza. Un'ultima cosa, un'osservazione che avete già fatto in questi giorni, ma adesso è stata estratta la carcassa di quel che resta della cisterna, sì. È ancora più evidente. Se questa esplosione di 130 quintali di GPL non fosse avvenuta sul piano sopraelevato, quindi sfogando, sarebbe stato ancora peggio. Certo, i danni sarebbero stati molto maggiori, sia in termini di vite umane, sia in termini anche di danni alle strutture, a quanto è vicino. Insomma, quindi nell'evento estremamente importante c'è stata anche la particolarità, appunto, che il tutto si è potuto sfogare verso l'alto, quindi non ha avuto quel effetto dannoso che poteva avere avendolo a livello più basso, al di sotto dell'impalcato. Grazie mille. Prego, grazie. Grazie. Sapeva la gomma di altra. Siamo in queste condizioni, diceva il comandante che insomma avete proprio avuto dei danni notevolissimi. Purtroppo avendo delle auto adesso stiamo quantificando un po' con i feriti, i danni, perché a volte sembra che l'auto non sia fatta niente, che sia un po' in realtà. È chiaro. Questa è la parte del pendolino. Sopra sul tetto? Ti ha bucato il tetto? Vi volevo salutare. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Quindi stava sul tetto? Questo, sì, questo è il pezzo del fondo. Sì. Un altro pezzo. Vediamo là. Adesso siamo a 100 pc solo. Si è proprio spaccato a ridosso, delle saldature, qui c'è il segno, dove è caduto. 250 metri. È fatto, è atterrato qui? È rimbalzato. E poi è rimbalzato. Si è trovato un campo libero così, in mezzo alle case. Quindi è passato bianco, scavalcato. Dove è che è caduto?